Un saluto ai nostri telespettatori, un ben ritrovati con il nostro approfondimento Focus che oggi dedichiamo alla giornata per i diritti dell'infanzia. Oggi 20 novembre, una giornata importante che si celebra in tutto il mondo. L'UNICEF, in collaborazione in Italia con il Corpo dei Vigili del Fuoco, ha messo in campo una serie di iniziative che rendano i bambini, il mondo dell'infanzia, protagonista almeno per un giorno, ma speriamo che lo sia per i 365 giorni all'anno. Noi ne parliamo in maniera approfondita di questa giornata con la dottoressa Grazia Gentile, pediatra, che ringrazio, saluto e ringrazio soprattutto per essere qui nei nostri studi a parlarne. Ecco, la Società Italiana di Pediatria, di cui lei è esponente, ha posto sempre un'attenzione particolare al mondo dell'infanzia e nella fattispecie negli anni passati, soprattutto lo ricordiamo attraverso i riflettori accesi con un forum delle pediatrie svolto in provincia di Salerno, ma che portava qui a Salerno, nella città di Salerno, medici pediatri e non solo esperti addetti ai lavori da tutta Italia. Oggi questa iniziativa non c'è più, ma i riflettori vanno ugualmente tenuti accesi, lo facciamo noi con i nostri riflettori. Innanzitutto, secondo lei, oggi 2019, 20 novembre 2019, a che punto siamo? Quanto l'infanzia viene tutelata a 360 gradi da chi è quotidianamente a contatto con l'universo bambino? Io ringrazio molto Telenova per la sensibilità che ha nell'accendere i riflettori sul mondo dell'infanzia e dell'adolescenza. Alla domanda rispondo con un purtroppo. Purtroppo l'attenzione all'infanzia e all'adolescenza è un'attenzione bassa. Al di là dei fatti acuti, della gestione, diciamo, delle situazioni sanitarie, di emergenza, di urgenza, che fanno parte del patrimonio del mondo pediatrico, al di là del discorso della prevenzione, che fa parte appunto del mondo della medicina, che viaggia a buone velocità, io credo che sia molto bassa l'attenzione sulle nuove problematiche che possono interessare il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, come se la società arrivasse sempre dopo il problema che pure si annuncia nelle sue precocità. E quindi la vigilanza va aumentata. Ci siamo sempre occupati all'interno delle nostre iniziative di tutelare i bambini dalle forme di abuso, di maltrattamento, di proteggerli dalle forme di disagio che possono intervenire all'interno della famiglia. Adesso però ci dovremmo cominciare a preoccupare, e già so di anticipare un po' qualche sua domanda, di quello che succede al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, paradossalmente nelle situazioni del benessere. Abbiamo parlato di obesità, situazioni collegate al mondo dello stare bene, ad avere disponibilità economiche, porta i ragazzi a mangiare male, a mangiare troppo e a mangiare male. E quindi andiamo sul tema dell'obesità. Però se dobbiamo portare un discorso nuovo sulle nuove dipendenze, credo che oggi un reale pericolo sia l'utilizzo non consapevole degli smartphone e dei sistemi di comunicazione. Ecco, i social che sono uno strumento che dà sicuramente situazioni positive e che utile alla vita quotidiana può trasformarsi in uno strumento infernale, soprattutto dal punto di vista delle relazioni. Diciamo che oggi anche l'adolescenza, il mondo dell'infanzia, ma anche dei bambini, deve fare i conti con le problematiche ecco, di una modernità che stiamo vivendo con una corsa, con un'accelerata, tra l'altro, verso il progresso senza precedenti. E tra questi sicuramente va evidenziato il problema legato ai social. Attraverso un telefonino, uno smartphone, si può staccare la spina con il presente, con chi c'è accanto e quindi con il sociale e chiudersi all'interno di una scatoletta che è un mondo. È alla vostra attenzione tutto questo. È all'attenzione delle società scientifiche e dei gruppi di studio. Se io le dicessi che in media un adolescente di oggi guarda il telefonino una volta ogni 5 minuti, moltiplichiamo questo dato 150, anche 200 volte al giorno. C'è una dipendenza assoluta nel mondo dell'adolescente più che dell'infanzia, che però, se non viene resa edotta, porterà questo danno. Paradossalmente lo smartphone
doveva servire a collegare i ragazzi, doveva servire a collegare il mondo degli adulti, c'è un collegamento con figure virtuali o comunque lontane e c'è un progressivo distacco dalla figura presente, dell'interlocutore presente. Succede, lo sappiamo tutti, succede anche a noi che mentre parliamo il nostro interlocutore guarda il telefonino, succede che mentre siamo a tavola il nostro interlocutore guarda il telefonino, è attratto dal suo telefonino, più interessato dal suo telefonino. Questo determina una grossa problematica sulle comunicazioni personali del mondo che ci sta vicino, perché è estremamente frustrante, estremamente ansiogeno, estremamente rattristante per chi parla non venire ascoltato o non essere visto occhi negli occhi, e chiaramente ed è molto grave che l'interlocutore non è attratto dalla conversazione vicina ma è attratto da altro, e questo succede. Succede nel mondo degli adulti e succede nel mondo dei ragazzi. Quindi questa è una situazione estremamente grave sul piano dei rapporti sociali, dei rapporti culturali e della vita vera. Perché ti porta in un mondo, come l'ha detto la sua scatoletta, in un mondo che spesso è solamente virtuale, mentre il mondo reale, il mondo di chi ci sta intorno, il mondo di chi c'è vicino, viene sempre più non vissuto e non agito, non conosciuto, non percepito. Questo da una parte può portare nel mondo degli adulti a seri problemi anche di coppia, di relazione coniugale, di relazione sentimentale, perché si allontanano gli individui, quindi nell'ambito della famiglia, può portare ad un distacco del ruolo genitoriale rispetto al ruolo del figlio, un genitore attratto dal telefonino piuttosto che dal sentire, ascoltare le esigenze dei ragazzi, dei propri figli, e nel mondo degli adolescenti un progressivo distacco dal mondo dei pari, che è il mondo col quale il ragazzo o la ragazza oggi devono essere diciamo a contatto. Lei come lo definirebbe? Come una patologia o come una fobia? Come... Esiste una terminologia ovviamente di origine anglosassone, che è un termine nuovo che sta per fabbing, che praticamente vuol dire phone e snobbare, cioè snobbare l'interlocutore utilizzando il telefonino. Quindi questo fabbing è un termine nuovo, è un neologismo che entra prepotentemente nella scena scientifica perché se ne possa chiaramente venire a capo con la sensibilizzazione, con l'informazione, con quei consigli per fermare il treno quando sta andando fuori binario, perché ci sono sicuramente i segnali di una forma diciamo preoccupante di legame col telefonino. Quindi già il termine fabbing vi indica come la persona snobba l'altro, quindi è drammatico nell'utilizzo del proprio cellulare. Io non ascolto l'altro perché ho l'occhio basso sul mio smartphone. Quando ci sono situazioni di dipendenza, e io credo che se le potessimo dire, abbiamo il tempo certo, di dirle, certo, noi possiamo sicuramente cominciare ad insegnare ai ragazzi, a trasmettere ai ragazzi la consapevolezza del problema e anche a noi adulti la consapevolezza del problema. Perfetto. Per esempio, il telefonino acceso sempre notte e giorno, la notte il telefonino acceso non è utile, salvo situazioni diciamo emergenziali o legate al lavoro, eccetera. Il telefonino a tavola non è una cosa utile. La forte dipendenza dal telefonino, l'essere connesso in continuazione, leggere le notizie in continuazione, crea delle situazioni di forte dipendenza e quindi diciamo preoccupanti. Il caso limite, direi lo spartiacque, è quel termine anche il suo nuovo che si chiama nomofobia, no mobile. Paura di non avere il telefono. Quindi se succede che persone non si trovano nella borsa o nello zaino il telefono e vanno in uno stato di ansia, di agitazione, quello è un segnale pessimo. Ci sono persone che tornano indietro dal lavoro perché hanno dimenticato il telefonino a casa, ragazzi che vanno nel panico perché non hanno più a disposizione immediata il telefonino. Quando si arriva alla nomofobia vuol dire che bisogna fermarsi e utilizzare le tecniche per, diciamo, riabilitarsi col mondo della vita normale, esatto, della vita reale. Quindi questa è una vita virtuale, sì, che dà una serie di segnali anche importanti dal punto di vista sia sociologico che psicologico, perché appunto si entra in un meccanismo, in una fobia dalla quale bisogna uscire, cioè siamo in un mondo virtuale piuttosto che legati alla vita concreta, alla vita reale, dunque ai rapporti sociali.
mettiamo un muro con il mondo, con la realtà fonte che ci circonda. Fonte di stress, fonte di depressione, di isolamento sociale, di allontanamento dalla realtà, queste sono tutte delle forme di psicologia, di psicopatologia che nel tempo possono avere una evoluzione molto negativa anche sul sistema famiglia, sul sistema sociale nella sua complessità. Cosa fare? Credo che cosa fare avere mi riferito però ecco, rispetto ai ragazzi, agli adolescenti, il mondo degli adulti probabilmente seguirà un altro percorso, ma se noi immaginiamo la dipendenza del bambino dal telefonino perché lì c'è un videogioco, c'è un gioco che può essere anche collegato, perché oggigiorno i videogiochi sono collegati e tengono in contatto vari esatto. coetanei attraverso appunto lo smartphone, per finire agli adolescenti che nello smartphone racchiudono un mondo, dai video che frequentemente, alla musica, alle notizie, al dialogare attraverso i social con le forme varie di Instagram, WhatsApp, Facebook. Bisogna educare, proprio informare i ragazzi sul corretto utilizzo delle tecnologie. Avere una Ferrari non vuol dire essere autorizzati ad andare a 240 all'ora. Bisogna avere la capacità di trasferire ai ragazzi i concetti giusti per il corretto uso delle tecnologie e di tutti i sistemi moderni che la società mette a loro disposizione. Ma se al processo non si accompagna informazione, cultura e sensibilizzazione, si deve sempre poi correre ai ripari, e questa non è una cosa giusta, perché io credo che l'ambito della scuola, l'ambito della famiglia, l'ambito della società, l'area della comunicazione fra le reti dei servizi e degli operatori ha tutti gli strumenti per poter creare della comunicazione efficace ai ragazzi. Cominciamo anche a livello scolastico a creare zone free dal telefonino, aree in cui i ragazzi entrano ma senza il telefonino. Cominciamo a creare spazi phone free, cioè vale a dire nei quali l'utilizzo del telefonino non è certamente prioritario, fatto ovviamente gioco sulla comunicazione. Se io vedo ragazzi, anche adulti, perché poi l'adulto è l'educatore principale con l'esempio del mondo dei ragazzi, che alla mostra del Caravaggio, anziché guardare il Caravaggio, fanno la foto vicino al Caravaggio, ma del quadro se ne fregano poco e niente, vuol dire che c'è una deviazione da una curva di normalità a favore appunto di falsi miti, di false ideologie che poi nel tempo daranno o potranno dare dei problemi. Ecco, questo è un ragionamento che innanzitutto credo vada chiarito, che non si è contro il progresso, non si è contro la tecnologia, ma contro l'uso distorto che di questa tecnologia si fa, e quindi è il caso di fermarsi un attimo e capire come utilizzarla al meglio, non per arrecare un danno ma per avere un vantaggio da essa unicamente. Esatto, non siamo contro la tecnologia. Siamo contro una tecnologia usata in maniera non consapevole. Questo dipende dal mondo degli adulti, che dovrebbero sempre approcciarsi in maniera scientifica alla conoscenza degli strumenti, soprattutto chi ha il dovere di insegnare alle nuove generazioni l'utilizzo del sistema della vita. Così bisognerebbe, secondo me, attivare delle strategie anche comportamentali. Quindi a scuola il telefonino resta sulla cattedra degli insegnanti spento e lo si riaccende a fine giornata. Non c'è nessun motivo per stare in contatto H24 con un mondo. In quel momento il ragazzo è a scuola, quindi hic et nunc, qui e adesso. Questo è molto importante, ritornare alla strategia del qui e adesso. Questa è l'ora del pranzo e noi mangiamo tutti insieme. Ma se io adulto mangio col mio telefonino e mia moglie mangia col mio telefonino e i miei figli mangiano col telefonino, allora è un sistema famiglia che chiaramente fa acqua. Se invece siamo tutti bravi a correggere le nostre abitudini sbagliate, noi adulti bravissimi a considerarci esempio, quindi a vivere responsabilmente il ruolo, credo che possiamo farcela.
Ecco, appunto diamo dei consigli, abbiamo detto degli insegnanti che hanno comunque un proprio ruolo e una responsabilità. In famiglia è il momento invece in cui il telefonino viene utilizzato per un numero maggiore di ore probabilmente, perché magari ci si annoia stando a casa, i ragazzi. E allora quali consigli sentiamo di poter dare ai genitori e soprattutto quante ore o quanti minuti a seconda delle fasce di età può essere tenuto il telefono, lo smartphone? Il telefonino è uno strumento, non dovrebbe essere solamente uno strumento, è nato come strumento di comunicazione, quindi dovrebbe servire per il lasso di tempo di una comunicazione. Poi è diventato uno strumento di gioco, poi è diventato un passatempo, poi una macchina fotografica, poi un supporto informatico. Serve quando serve, ma mai distaccarci dal mondo della vita reale. Essere qui adesso, secondo me, è la chiave di lettura. Le ore dipendono chiaramente da come è organizzato il sistema famiglia, però è impensabile che il ragazzo va in palestra a fare sport e fa il tappeto con il telefonino in mano, cioè qualche cosa non funziona poi nemmeno nella coerenza. Quindi il ragazzo adolescente va sicuramente sensibilizzato al corretto uso per il proprio benessere, la propria qualità della vita. Chiaramente sulle fasce di bambini più piccolini il tempo è una determinante, quindi mai durante le ore del pasto, mai durante la notte, mai durante le ore di gioco, mai durante le feste dei bambini. Allora, creare quegli spazi in cui il telefonino resta chiuso nella borsa è assolutamente fondamentale. Però sa che cosa è successo? Che i genitori attraverso il telefonino hanno nella loro testa la possibilità di esercitare un controllo. Io genitore posso contattare mia figlia al cellulare e sto più tranquilla, altra dipendenza. Nel rapporto fra gli adolescenti, a volte il telefonino diventa un'arma, ho litigo col mio ragazzo, gli blocco gli accessi sul telefonino, zero comunicazione, fenomeno del ghost, non ne abbiamo parlato, anche quello. Quando il telefonino viene usato come arma è una situazione ancora più grave, per cui un adolescente che viene isolato dal gruppo entra in ghost, lui non esiste più, non ha più accesso, non ha più conoscenza, non ha più il contatto con il gruppo dei suoi, diciamo, amici della rete. Abbiamo litigato? Allora io gli blocco il telefonino, allora il mio ragazzo non solo è frustrato perché è in una situazione di conflitto, ma non può nemmeno più parlare con me perché io gli ho bloccato gli accessi, gli ho chiuso il profilo e tutte queste strategie qui. Un'altra regola sarebbe insegnare ai ragazzi e a noi stessi che il telefono non è un'arma, non la puoi utilizzare come surrogato di una comunicazione difficile o in una linea di conflitto come un'arma per determinare la chiusura totale dei rapporti, cosa che di fatto succede. Ci sono persone vittime di ghosting, cioè non riescono più a comunicare all'interno della rete perché, o del proprio partner, o del proprio amico, della propria amica, perché appunto c'è stata questa posizione. È una ritorsione che avviene anche nei gruppi di amici, nelle chat di amici, e questo è un altro degli aspetti che non andrebbe sottovalutato. Deviazione dalla curva della logica e della normalità. Il telefonino usato come un'arma è oggi un'arma molto pericolosa. Poi ne abbiamo già parlato, le foto che possono venire diffuse, le foto intime, foto private che tanto danno hanno portato anche nel mondo dei ragazzi, no? Perché una foto fatta in un momento così magari di fiducia poi dopo viene pubblicata, resta per tutta la vita. Quindi il telefonino può diventare un'arma, e anche qui siamo sulla patologia dell'utilizzo, sui rischi reali per la vita e per il benessere. La proposta potrebbe essere quella di un corso educativo all'utilizzo e all'uso del telefonino. Credo che sia una priorità. Se oggi le scuole volessero implementare dei momenti di approfondimento all'interno delle scuole, sarebbe secondo me una cosa giusta. Il momento è il momento adatto, cioè ce la possiamo ancora fare se la società fa squadra e si aggiusta si coordina e si diciamo, mette in rete perché i ragazzi possano essere almeno informati, e poi la scuola coerentemente dovrebbe attivare delle strategie appunto in quel telefonino resta solo uno strumento di comunicazione, certo. E non altro. Però secondo me i ragazzi vanno assolutamente educati, quindi abbiamo sempre parlato dei rischi del benessere, questo è un rischio del benessere, come l'obesità
per cattivo uso delle risorse alimentari, così ci sono queste nuove patologie o psicopatologie come la nomofobia, il fapping, abbiamo detto lo stress, situazioni diciamo di orizzonti depressivi che possono nascere sicuramente per un uso non intelligente, cioè di chi non ne ha capito i rischi del telefono. E dice possiamo ancora farcela, uno spiraglio sì. C'è. Per non parlare poi, e chiudiamo su questo, ai rapporti e alla interrelazione che viene meno, il confronto, un ragazzo che è abituato a dialogare quasi esclusivamente attraverso il suo telefono non riesce più a capire l'importanza del confronto nei rapporti sociali né nel dialogo indispensabile, addirittura facendo venir meno anche le performance scolastiche perché non è più abituato a rapportarsi e interfacciarsi con gli altri. In questo momento abbiamo due problemi per quanto riguarda il mondo della sensibilità. Stiamo perdendo la capacità di ascoltare. Se lei pensa che noi per 9 mesi nel grembo materno abbiamo solo ascoltato, poi quando abbiamo imparato a parlare parliamo molto, ascoltiamo poco. Quindi la capacità di ascoltare, di stare quindi in silenzio per ascoltare l'altro, la stiamo perdendo. Fra un po' perderemo anche la capacità di vedere, perché vivere sempre con gli occhi sul telefonino, cioè proprio una sindrome che gli statunitensi stanno studiando, cioè vivere a testa con gli occhi bassi, con la vista down, perché tu praticamente vivi con lo sguardo abbassato sul tuo telefonino, cioè tu perdi la capacità di guardarti negli occhi, perdi la capacità di guardare il mondo, perdi la capacità di essere qui adesso. Quindi abbiamo difficoltà a ricordarci come si sta in silenzio e come si ascolta l'altro, fa un po' andremo nella difficoltà di non sapere più vedere il mondo. Questo comporterà una grande difficoltà nella relazione, nella comunicazione, nella sapienza della scrittura, nella sapienza della dialettica. Perderemo sempre più la capacità, per mancato confronto con l'altro, di crescita personale. Siamo quelli che siamo, ma se non riusciamo ad assorbire dall'esterno non possiamo crescere. È un discorso complicato, complesso, complicato, che però secondo me ha delle soluzioni che si possono e si devono applicare nel mondo dove è possibile intervenire, appunto con la didattica, con l'educazione, con la sensibilizzazione. A proposito, mi veniva in mente di una patologia proprio fisica che si sta riscontrando, che gli ortopedici e i neurologi stanno riscontrando, cioè di patologie che fino ad oggi erano sconosciute sui bambini, sugli adolescenti, insomma sui giovani, che è quella del tratto cervicale, esatto. Perché anche lì, a furia di avere il collo chino, lei diceva lo sguardo, e quindi sempre con la testa abbassata, questi ragazzi rischiano seriamente, anche dal punto di vista della postura fisica, uno squilibrio. Due patologie emergenti, oltre quelle psicopatologie delle quali abbiamo parlato, quelle dell'ortopedia, la mano, l'utilizzo continuo dei tasti, porta adesso ha delle nuove patologie dell'articolazione del pollice, patologie che prima non esistevano, almeno non con questa incidenza, e come ha detto giustamente lei, della colonna cervicale, della colonna vertebrale, perché chiaramente c'è un atteggiamento sbagliato di stare sempre con lo sguardo basso. Quindi bisogna assolutamente correggere il tiro, e ce la possiamo ancora fare, per creare un mondo sicuramente di ragazzi in cui la qualità della vita e il loro benessere psicofisico non sia compromesso da queste che sono delle risorse, ma che possono poi diventare dei fattori di rischio importanti. Dottoressa, io la ringrazio per essere stata qui e la speranza e l'auspicio è che questa trasmissione possa essere vista da quanti più giovani possibile, perché è un monito, insomma abbiamo lanciato dei campanelli d'allarme e sarebbe utile che venissero ascoltati soprattutto dai diretti interessati, oltre che dai formatori e quindi dagli educatori sia a scuola e dai genitori stessi. È un campo vasto sul quale abbiamo cercato di accendere dei riflettori su uno degli aspetti che riguardano l'universo mondo giovanile e l'infanzia in questa giornata del 20 novembre. Grazie ancora e grazie ovviamente a voi da casa per averci seguito. Arrivederci. Grazie.